Secondo me la televisione è più forte di tutto questo. E la sua mediazione ho paura che finirà per essere tutto. Il potere vuole che si parli in un dato modo. Ed è in quel modo che parlano gli operai, appena abbandonano il mondo quotidiano, familiare o dialettale, in estinzione. In tutto il mondo ciò che viene dall'alto è più forte di ciò che si vuole dal basso. Non c'è parola che un operaio pronunzi in un intervento che non sia voluta dall'alto. Ciò che resta originario nell'operaio è ciò che non è verbale. Per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. La ferocia era terribile e all'antica. I campi di concentramento dell'URSS, la schiavitù delle democrazie orientali, l'Algeria. Questa ferocia all'antica naturalmente permane, ma oltre a questa vecchia ferocia c'è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del potere. Una ferocia così ambigua, ineffabile, abile, da far sì che ben poco di buono resti in ciò che cade sotto la sua sfera. Lo dico sinceramente, non considero niente di più feroce della banalissima televisione. Mi è sempre piaciuto quella roba lì di sentire e non vedere. E invece adesso mi hanno detto proprio che sono lì lì per inventare una radio che si può anche vedere. E hanno detto dei professoroni, proprio quelli che curano i matti, che è un'invenzione da lasciar da parte perché è dannosa proprio per il cervello della gente. Per dire il progresso a cosa ci espone, che rischi. Io da telespettatore la sera prima, e un'infinità di sere prima le mie sere di malato, ho visto sfilare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi. La corte dei miracoli d'Italia. E si tratta di uomini politici di primo piano. Ebbene, la televisione faceva e fa di tutti loro dei buffoni. Riassume i loro discorsi facendoli passare per idioti, con loro sempre tacito beneplacito. Ma, oppure, anziché esprimere le loro idee, legge i loro interminabili telegrammi. Non riassunti, evidentemente, ma ugualmente idioti. Idioti, come ogni espressione ufficiale. Il video è una terribile gabbia che tiene prigioniera dell'opinione pubblica, servilmente servita per ottenere il totale servilismo, l'intera classe dirigente italiana. Tutto viene presentato come dentro un involucro protettore. Col distacco e il tono didascalico con cui si discute di qualcosa già accaduta, da poco magari, ma accaduta, che l'occhio del saggio, o chi per lui, contempla nella sua rassicurante oggettività, nel meccanismo che, quasi serenamente e senza difficoltà reali, l'ha prodotta. In realtà, nulla di sostanziale divide i comunicati della televisione da quelli dell'analoga comunicazione radiofonica fascista. L'importante è una sola cosa: che non trapeli nulla mai di men che rassicurante. L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e per bene, le famiglie giuste non devono avere disgrazie, si proietta come una specie di furia implacabile in tutti i programmi televisivi e in ogni piega di essi. Tutto ciò esclude i telespettatori da ogni partecipazione politica, come al tempo fascista. C'è chi pensa per loro, e si tratta di uomini senza macchia, senza paura e senza difficoltà neanche casuali e corporee. Da tutto ciò nasce un clima di terrore. Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori e degli intervistati ufficiali. Non va pronunciata una parola di scandalo, praticamente non può essere pronunciata una parola, in qualche modo, vera.